Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser e benvenuti nel mio canale. Continuiamo la nostra maratona The Lost. Visto che vedo poca gente, quantomeno in Italia poca gente gli piace The Lost e fa The Lost, non so perché. A me, come ben sapete, è un personaggio che piace parecchio, se poi evito di prendere danno alla prima stanza. È anche assai meglio. 5 bombe, 7 bombe. Interessante la cosa. Vediamo se troviamo subito la Small Rock, così. Assolutamente no. Assolutamente no. Questa mano la potevo risparmiare. Ma col senno di poi. Quindi vediamo se troviamo altre tinted. Qua non ce n'era, lì non ce n'erano. Sotto dubito. Vabbè, guardiamoci. È la randa delle bombe? Salve, questa è la randa delle bombe. Quanto ti sei avvicinato? The Hermit. Ok, ma non abbiamo monete e quindi no. Non conviene. Se riusciamo a sfruttare il come si muove rispetto a noi per fargli danno. Boh, velocità de cioè lacrime più lente ma più frequenti. Un basement normale finalmente. Lo prenderemo. Prenderlo all'inizio run non è mai qualcosa di negativo. Il problema semmai è range. Certo, il danno è ridicolo, però diciamo che se ben concentrato fa il suo. Chiave. Ci ho un po' provato, eh. Dammi un pezzo di gappi, niente. Vorrei un filino di danno in più, non tanto, ma superare uno già è tanta roba. No, non farlo perché quello ogni volta che esplode adesso. Punto. Cazzo, questo è un problema. Muori, Cristo. No, senti, tu l'avete dal cazzo perché. Riuscirò a ucciderlo, quel campione? Sembra di no. Dai! Fortuna c'ho le bombe, se no stavo qua un anno. Allora, facciamoli triggerare male. Un attimo, un attimo. Venite qua. Qua.
No, non era esattamente quello che volevo fare. Strano, è partita male perché ci sono i campioni. Ci sono due campioni per stanza, vuol dire che questo livello, se non tutta la run, sarà piena di campioni. Triste, ma vero. Potremmo riuscire a vedere dove stiamo andando. Ma pensi che scoppi? Best posizionamento ever. Beh, sì. Perché può sembrare una cazzata. E per la maggior parte delle volte lo è. Ma raddoppia range. Raddoppia quasi. Forse non raddoppia proprio, ma. Questo è molto interessante. No, Fede proprio non mi interessa. No, con The Lost no. No, mi abbassa il danno. Flush anche no. La mitra anche no. E cazzo, ma di 100 non puoi. Non puoi dire no. E non ce l'ho due bombe. Ah, non possiamo più prendere danno. Questa è carina. Però sarebbe meglio poterlo rerollare. E possiamo farlo. Ok. Però non so se mi conviene farlo adesso che ci penso. Sicuramente un reroll potrei farlo perché conto 3,50. Facciamolo un reroll. Non è male, occhio. Non è male. Perché fa parecchio danno Bob's Brain. Ma parecchio, serio, eh? Il problema è che se ci colpiscono moriamo. Ok, Bobs è tornato. Perfetto. Ho detto che faceva parecchio danno. Le chiavi sono cosa buona e giusta. E chissà perché sappiamo quello. Qua possiamo decidere di fare così. E prendere questo, che mi sembra piuttosto onesto. Le bombe adesso le abbiamo. Ah cazzo, abbiamo Firemind. Firemind che rimbalza. Certo. Ma sta bene. Non mi ricordo. Mysterious Paper, credo. Si chiami. O qualcosa di molto simile. Adesso possiamo vedere la stanza super segreta, che ci sarà un cuore nero e vaffanculo, come al solito. Peggio. Era meglio quello del cuore nero. No, in realtà era totalmente indifferente. E qui dobbiamo sculare che non veniamo mai colpiti, alla fine. Concourse of the Maids, oltretutto. Forse ci dice culo, ma non troppo. Oh, prendo tutti gli oggetti che posso, giuro. Rubber cement può essere un problema. Lo dico caldamente proprio.
Io c'ho una paura. Aspetta un attimo. Holy Light è un oggetto che mi piacerebbe avere, quindi facciamo così. Vediamo. Quantomeno non c'è possibilità di... Potenzialmente il danno è altissimo. Esatto, per quel motivo lì. Cazzo, non t'ho visto. Cazzo, pensavo fosse finita la stanza. Giuro. Giuro che pensavo fosse finita quella stanza. Non avevo visto che si era trasformato in un bombice. Un bombice, un coso senza testa. Non so neanche come si chiamano. Dovrei leggerlo più spesso il bestiario, francamente. Non so il nome praticamente di nessun mob. Ah, si parte carichissimi con 9 monete. Con Demon. Not bad. Dov'è? Beh, ne valsa decisamente la pena. Se non fosse per le 15 monete. 16. 17. Sto perdendo il conto. Sì, tu sei un rompipalle. Wow. Esatto, non ho visto il corpo senza testa di quello, praticamente prima. The Magician anche no. Oltretutto questa moschina rimane a protezione, ma non interverrà mai. Ora che ci penso. Sì, se non lo sapete, questo è un trucchetto di mostro. Se si vuole, c'è la possibilità di andare sulla terraferma. Lui non riesce a raggiungervi e quindi smette di fare qualsiasi cosa. A meno che non è in trigger di colpire, cioè di sputare. Allora sì, lo farà comunque. Range up, che schifo schifo, non ci fa. Vediamo se arriviamo a vedere almeno il patto. Tu che ci dici? È interessante. Anche qua boss blu. Che mi porta a dire che questo piano sarà un altro di quei piani simpatici. Guarda quanti HP c'hanno sti boss. Scusate, l'ho fatto volutamente.
Questo no. Questa non era voluta, voluta. Devo di ucciderci con due barili, eh. Nella stessa stanza. Dove potrebbe essere? La stanza degli oggetti. Vorrei capire se è un'altra rana sfigata o ha del potenziale, più che altro. Che poi, per carità, basta una stanza degli oggetti figa e hai risolto la partita, eh. A volte. Può venire più vicino e esplodere tranquilla. Non mi sono cagato addosso per niente. Aspetta che vado a cambiare mutande e torno. Non credo che nessuno abbia la possibilità di raggiungermi qua. Quindi mi metto qua. Calmino, calmino. Lì non mi interessi. Ma mi interesserebbe vedere la stanza degli oggetti, per esempio. Spoonbender, oggetto speciale. Oggetto del pool degli oggetti speciali. Spoonbender che fa? Rende le lacrime a ricerca. Quindi è un oggetto molto interessante, soprattutto se troviamo anche Brimstone. Non ci voleva essere colpito lì, non ci voleva. No, dove vai? Ok, salvati non so come. Allora, se avessimo un aumento di danno, sta run sarebbe molto interessante. Perché non posso purtroppo affidarmi a Cube of Meat, purtroppo. Tu devi sparire però, amore mio, perché sennò piccolissimo aumento di danno mi serve. Non voglio il danno della vita. Cioè, sì, mi piacerebbe il danno della vita, tipo un cricket sed a caso. Però non è proprio che ci faccio una malattia. Basta che sia più o meno decente. O che ci sia quantomeno un aumento, punto. Non ci porta da nessuna parte, quindi sarà quante cose che non... Ah no, qua c'è quello con la doppia bomba che adesso potrei anche decidere di fare, però il problema è che è una stanza. Merda, devono saltare in aria tutti insieme. Ecco, appunto, una cosa ho chiesto, eh. Scatola. Ah no, Spider Baby.
What? Cos'è Spider? Mesca. Merda, non mi ricordo più niente. No, qua non può esserci la stanza solo segreta e quindi mi tocca sprecare tre bombe. Una, due. Non devo sprecare la terza, quantomeno. Andare nello shop senso non ne ha. È vero che anche adesso gli shop ci sono quelli che hanno le monete incorporate. Non è un boss facile, eh? Dobbiamo solo concentrarci a distruggerne una alla volta. Esatto, quello che non volevo fare, perfetto. Merda, si li odio quando fanno così e vanno totalmente random. Sì, cambiate direzione un'altra volta, no? Cioè, uno ci prova anche a capire dove colpiscono. Poi cambia direzione 712 volte. Abbastanza inutile, perdita di tempo. Neanche monete. Non ci sono i tinted rock in sto piano. Strano. Si presta. Tanto sta stanza prima o poi la dovrò fa. Ok, dov'è? Giù per forza, devo fare la stanza doppia, niente. Volevo evitarla. Il gioco è stronzo. Ci vuoi fa? Pure 712. Aspetta che quello forse proprio uccidere gli altri. Un attimo, un attimo, un attimo. No, sono immuni ai colpi, giustamente. Strano perché non è della stessa famiglia, cioè non è lo stesso modello di mob, quindi solitamente tra di loro. Ui. Totalmente inutile, totalmente inutile. Quasi quasi rerollo finché non trovo una partenza di quelle IEA e facciamo quella di run. The Widow. Sì, ho capito, però sti ragni così aggressivi, dovrebbero essere random. Allora, oh, due con un colpo solo, meglio di così. Anche HP giustamente, perché starà non è abbastanza inutile. Mi toccherà usarlo al D4, finisce. Sì, ma è inutile. Manco una moneta, cioè sono fatto 200. E tu rimani lì, eh. Tranquillo. Non ti muovere. Perfetto così. Ci sta tutto, guarda, grazie. È veramente quello che mi serviva nella vita. Non c'è neanche chiavi. Non ci posso pensare. Grazie, della tinta, della Small Rock. Facendomi sprecare la mia unica bomba.
Sono abbastanza persuaso dal fatto che se non mi dai una chiave, questo mi sembra che accorcia le durate delle bombe, qualcosa del genere, delle troll bomb. Penso che culo. Un po' ci ho sperato, ma niente di che. Giustamente. Una chiave, incredibile. Che devo fa? Vedete, chiude per forza all'angolo? Vabbè, sapere. Ok, andiamo a recuperare quella stanza, sperando che ci sia l'oggetto della vita. Non è male, quantomeno ogni tanto caghiamo ragni. Molto di rado, non so ogni quanti colpi sparati esca un ragno, ma solitamente ogni tot di colpi uno lo fa fuori. Penso dipenda anche dalla fortuna, credo, non mi ricordo. O magari è totalmente randomico. Questo è quello che non spara mai nient'altro che bombette. Qui i ragni serviranno e come, che non ho sufficiente danno da giustificare. Non ho bombe per colpirlo, e quindi ragni miei, fate quel che dovete. Magic Mush è già qualcosa. Anche questi sono già qualcosa. A parte che sono grosso come un pianeta. Qualcuno me lo spieghi perché non ho mai visto niente di così grosso. Salve, sono Jupiter. Ma dai, figa, era impossibile. Cioè, io veramente non ho mai visto così, non l'ho mai visto, cioè, manco nei film porno l'ho visto così grosso, veramente. Va bene, ragazzi. Ci sentiamo alla prossima. Spero che il video vi abbia divertito per quante volte mi sono incazzato. E niente, al prossimo The Lost, probabilmente. Ciao a tutti.